Quella dell'isola Palmaria che ci troviamo ora a discutere è una questione di assoluta importanza, come è stato appena spiegato. Infatti nel 2016 la Regione Liguria ha annunciato e successivamente presentato poi nel 2019 il master plan per la cosiddetta riqualificazione dell'isola insieme ad altri enti interessati. Questo progetto, per quanto vago nella sua dicitura, quantomeno inusuale, è allo stato dei fatti un piano assolutamente concreto di trasformazione dell'isola Palmaria, trasformazione che avrebbe ad oggetto non soltanto la modifica della destinazione delle aree interessate dal progetto, ma anche una sostanziale modifica dell'assetto ambientale con l'edificazione di attività ricettive e destinate a servizi turistici. Questo nonostante l'isola della Palmaria attualmente attesti la presenza di diversi livelli di tutela descritti nelle integrazioni presentate dai proponenti, tra cui alcune zone di conservazione tutelate dalla stessa Unione Europea. Se a questo aggiungete che il progetto previsto dal Master Plan prevede l'interessamento del 62% della superficie totale dell'isola, potrete facilmente constatare che si tratti di un intervento in assoluta contrapposizione rispetto alla necessità di tutela dell'ambiente garantita anche dai siti di interesse comunitario. La Regione, che si è fatta promotrice del progetto, ha tentato in questi anni di aggirare gli obblighi derivanti dalla direttiva sulla valutazione ambientale strategica, la normativa europea che impone controlli e procedure preventive all'approvazione dello stesso, attraverso l'utilizzo di una procedura assolutamente inusuale, questa appunto del master plan, ossia di una sorta di atto unico concordato dalle amministrazioni interessate. Dal punto di vista sostanziale, come già giustamente sottolineato dalla Commissione europea nella sua risposta alla petizione, questa operazione non è possibile. Un intervento di questa entità su aree protette deve essere assoggettata a una valutazione di impatto ambientale. Ritenendo la Commissione europea che in allora non vi fossero le condizioni per valutare gli aspetti procedurali del master plan, ci si è rimessi ai successivi passi di Regione Liguria in merito. Le dichiarazioni e le azioni della Giunta regionale in questo senso, tuttavia, non possono che farci ritenere che un intervento delle istituzioni europee si renda ora necessario per garantire, prima di tutto, che l'opera sia sottoposta alle dovute verifiche imposte dal diritto comunitario. In secondo luogo, che i cittadini e le associazioni che li rappresentano si possano esprimere sulla questione prima che il progetto sia definitivamente approvato, garantendo loro il diritto di partecipazione che finora la Regione non ha garantito. Non possiamo accettare di creare un precedente che permetta alle amministrazioni regionali o nazionali di aggirare con procedure studiate ad hoc a tal fine, di aggirare appunto le normative europee in ambito ambientale. Ne andrebbe della credibilità stessa dell'istituzione che rappresentiamo, soprattutto in una fase di impegno così forte dal punto di vista della tutela ambientale e della transizione ecologica. In relazione a questi aspetti chiedo dunque che questa petizione sia mantenuta aperta al fine di valutarne gli sviluppi, di confermare l'incompatibilità del progetto con la direttiva Habitat, specialmente al paragrafo 6, l'invio di una lettera alle autorità competenti, Regione Liguria e Ministero della Transizione Ecologica, per l'abbandono del progetto garantendo la tutela di queste aree naturali di importanza comunitaria e di acquisire il parere della Commissione per l'Ambiente e la Sanità Pubblica del Parlamento Europeo in modo da avere ulteriori elementi in vista di una prossima discussione ancora della petizione. Grazie.